La notte tremava dal freddo, le luci del giardino oscillavano nervosamente. Al loro chiarore la neve risplendeva bianca prima che l'oscurità la inglobasse. Avevo sentito le storie. Il trio era formato da sanguinari. Avrebbero appeso le teste dei loro nemici al cancello della tenuta, se il loro capo l'avesse permesso. Uncinello voleva Payne, stava per assaggiare il dolore. Il segreto in queste situazioni è non avere assi nella manica, contrariamente a quanto si dice nei film. Nessuna regola, nessun mantra segreto, nessun piano. Non importava quanto fossi intelligente o bravo, era solo questione di fortuna. E chiunque la pensi diversamente è un illuso. L'unica cosa che si può fare è colpire ciecamente il più a lungo e il più duro possibile. Qualcuno aveva generosamente lasciato aperta la porta sul retro e ucciso le guardie. Avrei puntato tutto su Mona. Sapevo che il trio si sarebbe frapposto fra me e Punchinello. Avevo letto i rapporti su di loro, spessi come guide del telefono. Nessuno sarebbe uscito vivo da lì. Il freddo paralizzante della notte mi aveva seguito. Di sopra, il trio perlustrava la casa al lento ritmo dei loro cuori assassini, col sangue delle vittime ancora sulle labbra. Vince Mugnaio, Pilato Providence, noto anche come il Grande Fratello, e Joe Padella Salem. La pistola era un freddo pezzo di metallo nella mia mano, perforava la pelle e rosicchiava l'osso. Nella morte, il mafioso si era trasformato in messaggero. Qualcuno non aveva apprezzato l'ospitalità del Don, qualcuno con la tendenza al drammatico, capace di scappare da una cella sprangata e di uccidere un paio di guardie armate. Mi tornava in mente Mona. Potevo solo sperare che fosse una giocatrice intelligente, capace di ritirarsi finché stava ancora vincendo, prima di imbattersi nel trio. Non ci misi molto a imbattermi nel trio. Si diceva che Lisa Punchinello fosse una specie di fattucchiera. I tarocchi sul tavolo della cucina confermavano la mia ipotesi. Non era il mio genere di carte, ma ero pronto a dare un'occhiata alla mano della signora Punchinello. La prima carta era la torre. Forse poteva rappresentare la tenuta. Le altre erano più semplici da interpretare. Il diavolo era il signore della casa e la morte ero io, pronto a riscuotere.
ero arrivato tardi per lei. Sei un vero angelo, Max. Non riuscivo a capire se era Mona o la sorella. Il corpo era a pezzi. Il fottuto bastardo ci aveva veramente preso gusto. Vedere il corpo disteso sul letto mi fece tornare alla mente un altro corpo e un altro letto, insieme a una culla per terra. Max Payne. Presente. Alfred Walker. Avete compagnia? È appena atterrato in giardino un elicottero da combattimento. Deve fare in fretta. Prima è, meglio è. Il trio di Pulcinello non esisteva più. Presto, è qua fuori. Sta venendo per me. Dovete muovervi, vi prego! Potevo sentire Pulcinello al telefono implorare aiuto. Avrebbe dovuto dettare le sue ultime volontà. Pulcinello era un debole. Nel momento in cui entrai, si accasciò come una coppia contro una scala reale. No, aspetta! Stavo eseguendo gli ordini, non potevo rifiutarmi. Lei è molto in alto, forse al governo, non so. Stava cercando di comprare altra sabbia per la sua clessidra, ma io non ne avevo da vendere. No, non gli ho detto niente! Sapevo quando era il caso di arrendersi. Era giunta l'ora di beccarsi un altro pestaggio. La misteriosa strega era un vero barracuda, un pericolo su due gambe, un fucile d'assalto fumante in mano e un esercito di agenti in nero. Che sorpresa! Ho l'occasione di uccidere due piccioni con una fava. Prima o poi sapevo che l'avrei dovuto affrontare. Signor Payne, è giunta l'ora di mostrarle i benefici del mio infuso. Faccia il bravo bambino. Stavo per scoprire che la mia fortuna era una meretrice. E io avevo finito i soldi.